a Sarona Market, un centro appena creato a Tel Aviv che concentra tutti i gusti e tutti i sapori dal mondo. Andiamo a vederlo da vicino. Eccolo, è il Sarona Market. Entriamo subito, vediamo insieme un grande tunnel molto lungo, molti rumori, e vediamo subito tutti i piccoli spazi molto carini. Questo è un caffè, bar caffè, con i suoi panini, i fiori, una gelateria. Al centro i ghiacci con la frutta spremuta. Andiamo avanti sul lato destro di questo mercato, vediamo la frutta naturale tagliata, lo spazio arabo con il mangiare in pentola e il tabun per fare le pitot, e un fruttivendolo un po' elegante, come vedete, con 100 tipi di pomodori, altro fruttivendolo sempre più elegante e raffinato con tutte le cose ricercate. E qui al centro un altro bar ed ecco una piccola pasticceria, per quanto piccoli fossi sono molto curati e dettagliati. Questo è un centro del caffè con le macchinette di tutti i tipi, vende il caffè e le macchinette. E qui le olive di tutti i tipi, ciao! E poi questa è una specie di alimentari che vende anche molte cose già pronte. E poi ancora posti a sedere per la gente, una specie di bar e viewster, bar, frutta e verdura al centro con un banco, un casalinghi pieno di oggetti originalissimi, altri tavoli al centro, frutti vendoli, pasticceria molto raffinata e poi di nuovo i vini, gli oli del posto, vini e formaggeria. Ecco i formaggi e tutti i sottaceti. Poi questo è un posto al centro che vende le zuppe e dei piatti, sento odore di cumino molto forte, e questo è un altro casalinghi per la cucina. Questo è l'impero della cucina. Qui la gente mangia panini con hamburger e patatine. Questo è un centro Segev. E poi si va avanti. Come vedete è ora di pranzo, sono quasi le ore 15 ed è affollato. Questo è un centro che vende soprattutto coltelli, altri tavolini, altri odori di carne. E qui invece una formaggeria e senaperia e formaggeria, come vedete. In alto vediamo la struttura, è tutta fatta di vetri, quindi entra molta luce durante il giorno. E questo qui dovrebbe essere uno spazio sushi o cinese, non ho capito bene, sì, uno spazio cinese, lo vedo dalle bacchette. E un altro casalinghi di lusso. Altre bacchette cinesi e poi un semplice panineria, e qui
una macelleria di lusso con tante salse speciali. E di nuovo qui abbiamo un'altra, mi sembra, cucina all'aperto. Questa è una macelleria che sta macinando la carne, con la quale probabilmente farà degli hamburger o qualcosa per questi ragazzi che vedo mangiare patatine, ketchup e hamburger. Il pane è quello che vedete, tostato e fritto. E questi sono semplici giochi e caramelle. Andiamo avanti, cos'altro vediamo? Una pasticceria ricchissima con tanti dolcetti e macarons fino alle stelle. Andiamo avanti, altra luce, altri spazi, sopra svettano i grattacieli e qua sotto si mangia il sushi da The Sushi, possiamo immaginare il sushi, lo possiamo immaginare, altre pasticcerie con macaron e dolcetti. E ancora pentole, pentole speciali, pentoloni. Questa è la pasta fresca, si chiama Fiori, è italiano. E qui una gelateria particolare con tutte le caramelline e yogurt. Quest'altra è una caramelleria. E questa è una caramelleria e cioccolateria di lusso. E questi sono i frutti secchi israeliani, che è uno spettacolo sempre vederli. Anche le olive, le spezie. E qui al centro un forno per il burekas, burekas con uovo, burekas con patate, eccetera. E ancora una forma particolare di gelati fatti con delle pizzottelle fritte. Un bar, falafel, e un centro della halva. La halva è il dolce fatto col sesamo. Tanta così non ne ho mai vista tutta insieme. E poi di nuovo, ecco, questo è una pizzeria, piccola pizzeria e vineria. E qui di nuovo una yogurteria con i frutti. E poi un chiosco. Di qua è l'uscita, è la fine di questo tunnel, di questo centro del market. E adesso visitiamone anche il lato destro, con un mercato della birra. Una panineria con tutti gli ingredienti a scelta, il pane pure a scelta. Questo è un service per i telefonini. E queste sono le frittelline che vengono fatte, su cui poi viene messo sopra il gelato. Sono piccole pasticcini concavi in cui viene messo poi il gelato. Eccolo là. Ed ecco qui una rosticceria all'israeliana con i vari kibbe e tutte le cose fritte e salate. Salumi, olive. E di nuovo un panificio con cornetteria e pizzeria e dolci e salate. Olive e formaggi qui vengono venduti spesso insieme e questa è una formaggeria ben fornita.
questa è una vista di insieme. E questo posto qua è un posto che si chiama shrimps, ovvero gamberi, fritture di pesce, eccetera. Di nuovo siamo al centro dove c'è questo Ze Sushi e andiamo a vedere che qui al centro c'è un cocktail bar che prepara delle bevande speciali e qui a destra una cucina giapponese, un coffee station, una stazione del caffè con frutti e spremute fresche. Di qua invece una pasticceria tipicamente araba con la basbousa e tutti i dolci fatti con le mandorle, eccetera. E qui un bar classico. Anzi no, qui si mangia il hummus, ragazzi. Il hummus è quella cosa cremosa fatta di ceci. Si mangia con la pita e poi si pulisce il piatto in questa maniera. Naturalmente si esce dal centro e si esce in un grandissimo parco. Pensate che tutte le case costruite in questo parco che vedete sono adibite a piccoli ristoranti o case di moda. Queste palazzine tutte quante appartengono a una vecchia quartiere e sono state spostate completamente sane queste villette per creare spazio ad una strada attigua dove attraversa la città. Quindi tutte queste case sono state spostate a dividere ristoranti. Torniamo nel nostro Sarona Market, l'altro ingresso, questo è il House of Meat e poi Abu Hassan. C'è un controllo della sicurezza che mi fanno naturalmente. Sei adatto da... Ecco qua. E di nuovo rientro. E quindi rientro. Pasticcerie. C'è un ascensore che porta ai piani di sotto dove sono i parcheggi sotterranei. E questa è la cucina del Ze Sushi, che è uno dei banchi un pochino più grandi di questo. E qui è il negozio di pesce. E questo è Fouchon, il famoso Fouchon di Parigi, che da dietro non l'avevamo riconosciuto, con tutti i suoi macaron. Eccolo. Poi la macelleria, ogni spazio è arredato in maniera diversa come si vede, vengono qui le famiglie, i giovani, gli impiegati che lavorano nei grattacieli proprio che stanno qua sopra. Questo invece è un negozio che vende pesce essiccato, salmone e anche pesce fresco. E questo è un altro macellaio di lusso, Shalom Shalom, con tante salse e cose buone. Poi qui di nuovo siamo alle zuppe. E qua invece si fornisce, si vendono marinado, sarebbero dei panini. Asian Store, negozio asiatico con tutte le specialità dall'oriente, cinese e giapponese, con un gusto giapponese. Ecco una visura tutta d'insieme, qui c'è anche un banchetto di cose scolastiche. E poi
questo è un negozio di marmellate e specialità macro, sembra un negozio un po' bio. Questo è un piccolo banchetto con giochi e giornali, e questo è il famoso Art Café, ma c'è anche il forno. Altra uscita del Sarona Market. E poi frutte secche, e barattoli di tutti i tipi. Naturalmente queste sono delle botti di vino, suppongo, o di altri prodotti. Ma io aspetto qua da tutti. Alcol, shmanim e balsami. Toda. Contenitori di alcol, grassi e oli balsamici. Altro. Oh, non poteva mancare la pizzeria, ed eccola. La pizzeria I Love Pizza, via Rustico, Alice. Ah, di Alice, la conosciamo. E quindi c'è anche un'altra fruttivendola. Ed è il sole che filtra dalle vetrate dall'alto. E questo cos'è? La Vender è un negozio che vende prodotti e profumi per il corpo, molto carino, con questo lavandino al centro del negozio. Ed eccoci a un'altra vetrina di cose da mangiare, pesci secchi e verdure varie. Una vineria dove vendono anche oli d'oliva. E questo è un panificio dove vendono anche panini pronti, e il forno sta laggiù in fondo. Questo invece è Max Brenner, lo specialista del cioccolato in questa città, che vende un po' di tutto alla cioccolata, biscotti, pani e tutti i tipi di prodotti. Questo è un pentolone dove dentro bolle sicuramente il mais, melone, cocco, banane, fichi d'India. Il negozio del tè non poteva mancare, con tutte le teiere. E poi le soldatesse che se la spassano con un bel gelato in mano. Eccolo il gelato particolare, fatto come la torre di Pisa. E questo è un negozio di giochi e giocattoli e cioccolate soprattutto per bambini. Brasileiro. E poi frutta tagliata, carote pronte per fare le spremute, un altro casalinghi di lusso con pezzi di autore vari. E per finire, chiudere lo spazio, il fioraio. Ancora in costruzione un'altra torre, e tutto intorno c'è un ambiente turistico ma anche per i cittadini.
questi sono spazi dedicati alla moda, un negozio di borse, di moda, di abbigliamento, luoghi per passeggiare. Ripeto, questi luoghi sono stati, questi edifici in particolare, sono stati tutti spostati per fare spazio a una strada principale che sta qui di fronte. Con una tecnica molto complessa sono stati sollevati per intero e spostati per decine e decine di metri. Questa è Sarona, questa è una gelateria, pizzeria. E questo dovrebbe essere un locale che organizza i picnic. C'è un grande prato, poi ci sono dei tavoli, si compra ciò che si vuole e si sta sui tavoli o addirittura ti danno una tovaglia e si va per terra. Sehr picnic, nachon? Che? Aber lama lo yoshvim ala rizpa? Bachamo lasciavet al safsal. Yoter noach. È più comodo sulla panca che mettersi per terra con la tovaglia a quadri che ti danno e fare il picnic. Questo è il picnic qui, proprio lungo quasi la strada. Ecco che qualcuno si organizza in questo senso, come vedete. Ti danno un cestino e una tovaglia. Sei vicino al traffico, sei vicino alla vita della grande città e poi appoggi la tovaglia e fai venire tutti i bambini e fai il picnic con quello che ti dà da mangiare questo ristorante. Questa è Sarona, vicino ad Asrieli, vicino alla città, e questa è la strada che è stata liberata da questi edifici che erano proprio piazzati qui dove sto io, addirittura ancora più in là, quasi su quel furgone. Dove c'è quel furgone c'erano le case e sono state spostate per 30 metri circa qua dietro per fare spazio alla strada e creare questo centro Sarona.